Donne che vivono due volte, nella rilettura contemporanea di Mario Cresci e negli scatti di Mario Nunes Weiss, che ha immortalato il bel mondo fiorentino tra 800 e 900. Il fatto che non solo io, ma molti si occupino oggi di archivi in senso creativo e fa parte proprio della storia dell'arte. Qui, all'ICCD di Roma, l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, i maestri di oggi interrogano il materiale dell'archivio fotografico e lo rielaborano secondo il proprio stile. Le residenze d'artista sono uno dei tanti progetti che l'Istituto sta portando avanti per contribuire al dibattito più che mai attuale sull'uso degli archivi fotografici nella contemporaneità. A mio parere, un archivio come questo è un archivio che non ha tempo, perché nel momento in cui si trova un'immagine, la si riporta ad oggi, la si fa rinascere. Ecco, questo è il senso anche della mostra.